Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vediamo la veneziana, però in questo caso la vediamo con una ghiaccia. Quindi abbiamo visto la veneziana di base, quindi la pasta brioche con un po' di zucchero a velo, quella con crema, quella con craquelin, vediamo quella con una ghiaccia. Semplicemente la ghiaccia come si fa? Voi prendete la ricetta che vi ho dato della ghiaccia, che è la glassa che uso anche per il panettone, ed è albume, zucchero semolato, zucchero a velo, farina di mandorle, olio, miscelate tutto con frusta e la mettete in frigo. Il giorno dopo avete questa crema che ovviamente si è un po' ingessata, ok? Allora cosa facciamo? Noi la prendiamo, mettiamo un goccino di albume e la rendiamo fluida da mettere nel sac à poche. Cioè, adesso vi faccio vedere la consistenza, miscelando la farina di mandorle, lo zucchero, l'albume. Creiamo proprio una ghiaccia un po' più morbida, perché ovviamente il riposo in frigo la fa un pochettino più ingessata, ok? Ecco qua, mettiamo ancora un pochettino. L'albume non è matematico, dipende quanto ne assorbe anche la vostra farina, dipende da tanti fattori, quindi andiamo sempre un po' con i sensi, eh? Ok, andiamo a vedere la consistenza. Perfetto, così che cola, non troppo, ma che cola, eh? Ok, quindi la nostra glassa la mettiamo all'interno di un sac à poche. Questa qui la teniamo da parte, che dopo, appena facciamo le palline, glassiamo la nostra veneziana. Non ho rifatto la veneziana, l'impasto, perché utilizziamo il medesimo, ok? Semplicemente ho fatto l'impasto ieri, come per le altre veneziane, ho fatto l'impasto, ho messo il burro, l'ho incordato, l'ho fatto puntare un paio d'ore fuori frigo e poi l'ho messo in frigorifero ed è lievitato. Adesso facciamo le palline, quindi come per le altre veneziane, però in questo caso le facciamo un po' più grandi, facciamo una veneziana da 65 grammi. Ovviamente se avete un laboratorio, un ingrosso eccetera, potete farle da 40-50 grammi, eh? Quindi prendiamo il nostro impasto, un po' di burro spray, così, non usiamo la farina, eh? Perfetto, tagliamo dei filoni. E formiamo delle palline da 65 grammi. Poi se è 64 o 66 non vi preoccupate, eh? Ok? Perfetto, una volta che abbiamo creato tutti i pezzettini, andiamo a creare la veneziana. Quindi una pallina così e la mettiamo qui. La mettiamo qui. Vedete perché non bisogna usare la farina? Perché se voi usate la farina non riuscite a lavorarla dopo, eh? Quindi si pirla, si forma una pallina, poi la mettiamo qui, la lasciamo 20 minuti e la ripirliamo. Questo passaggio non è fondamentale, potete anche metterla a lievitare subito. Diciamo che vengono un po' più... Diciamo che con una doppia pirlatura più stretta vengono un po' più omogenea, ma non è essenziale, ok? Più che omogenee, diciamo, crescono un po' più regolari, una forma un po' più compatta, ecco. A questo punto mettiamo un pochettino di staccante, giusto per non farle incollare con la pellicola. Le mettiamo un pochettino qui a riposare così.
E tra una ventina di minuti, mezz'oretta, le pirliamo, le mettiamo in teglia a lievitare. Poi, una volta lievitate, la glassa. Ci vediamo fra una mezz'oretta. Ok, perfetto. Teglie pulite, potete usare anche tappetino microforato. Adesso, una volta che è passato un 20 minuti, una mezz'oretta, le prendiamo, le ripirliamo strette, ok? E le mettiamo in teglia, così, ok? In teglia. Non ne mettete tante, perché se voi ne mettete tante, dopo queste si gonfiano. Queste sono da 65 grammi, quindi vengono veramente grandi, eh? Così. Due, quattro, sei, solo sei, ok? Facciamo anche questa teglia. Vedete che bello questo impasto? Bello, liscio, lucido. Perfetto, queste qua dopo le metto via io, giusto per farvi vedere, intanto dopo preparo un'altra teglia e le metto via. Ok, adesso vanno fatte lievitare, quindi ferma lievita professionale, 26-27 gradi, ci vorrà un 3-4, anche 5 ore con questa quantità di burro, eh? Sicuro ci vogliono 3-4 ore. Si fanno lievitare a 26-27 gradi col 75% d'umidità, oppure se siete a casa in forno con luce accesa. Ecco qua, queste qua me le metto via io adesso in modo tale che accelero un po' i tempi. Perfetto, pellicola, facciamo lievitare, ci vediamo tra 3-4 ore, le glassiamo con la glassa, granelline, mandorline, zucchero a velo e andiamo in forno. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, le nostre veneziane hanno lievitato, vedete? Diciamo che non sono proprio lievitate al massimo, ma comunque io inforno sempre quel quarto d'ora prima, così mi ha uno sviluppo più regolare. Quindi lievitate hanno messo 3 ore e mezza, quindi ci possono mettere 4 ore, 5 ore, dipende dalle temperature. La glassa l'ho messa in un sac à poche, granelline di mandorle, granelline di zucchero, zucchero a velo, mettiamo giusto un pochettino di glassa sopra, decoriamo con un po' di mandorle a filetti, zucchero a velo, eccetera, e andiamo in forno per 170 gradi, 12-15 minuti, dipende dal tipo di forno, se è uno statico anche 180, se è molto aggressivo 160, dipende dal tipo di forno. Quindi mettiamo la glassa e poi andiamo in forno. Ecco qua, quindi la glassa nel sac à poche, tagliata leggermente, ne mettiamo giusto un pochino così, guardate, non tanta perché sennò cola, così. Una spiraletta, ma poca roba, perché ovviamente questa un po' tende a colare. Ecco qua, perfetto, un po' anche qua, un pochettino, ci siamo, non mettetene troppa perché sennò cola, eh? Ok, perfetto, allora facciamo un po' di mandorle e lamelle un pochino, così. Un po' di zuccherini, potete utilizzare anche
zucchero integrale, zucchero, quello che volete, ok? Mettetene poco, perché fin quando si fanno bianco, in bianco va bene, ma quando si mette la glassa non bisogna mai esagerare, perché sennò tendono a colare. Ok, e lo zucchero a velo. Comunque il forno se ne mangia, quindi mettiamone un pochino, così. Perfetto. Forno 170, 12-15 minuti, ci vediamo dopo quando sono cotte. Ecco qua, le nostre veneziane sono uscite dal forno, guardate che belle. Meravigliosa, sofficissima, guardate, sofficissima, leggerissima, con un bel cappello di ghiaccia. Come vi ho detto, mettetene poca perché altrimenti rischiate che dopo in eccesso vi cola. Cottura, io ho dato 170-15 minuti, ma dipende dal tipo di forno. Queste sono veneziane abbastanza grandi, 65 grammi è abbastanza grande. Generalmente per un ingrosso 40 grammi, per una pasticceria sui 50 grammi, anche 60-65 inizia a diventare importante. Però vi ho fatto vedere varie misure, vi ho fatto vedere varie anche veneziane, quindi con crema, con craquelin e con la ghiaccia, anche quella proprio classica vuota. La veneziana quando è raffreddata la potete farcire con crema pasticcera, crema al cioccolato, la crema che volete, oppure prima di mettere la ghiaccia si può anche farcire prima, quindi una volta che lievitata andate dentro col sac à poche, farcite, uscite col sac à poche, ghiaccia, granelle e zucchero a velo. A questo punto si possono lasciare così, ok? Quindi la veneziana è pronta così, già si può mangiare, quindi noi mettendola su un piattino, ovviamente andrebbe decorata con un po' di zucchero a velo, si può fare, ok? Quindi magari ad esempio una spolverata proprio leggera, ecco lì me ne è caduto un po' troppo, diciamo un po' più leggera, proprio così, e già la veneziana va bene. Si può non mettere, si può mettere, insomma, quello proprio va a gusto. Una volta che l'abbiamo decorata, andiamo a vedere l'interno. Andiamo a tagliare questa. Eccola qua, soffice, guardate. Una nuvola, guardate com'è soffice, sofficissima, guardate, alveolatura ovviamente chiusa perché ha molto grasso, più grasso c'è più l'alveolatura è chiusa, meno grasso più aperta, ok? Vedete, guardate che bella, perfetta, una nuvola questa veneziana. Quindi la veneziana è terminata, ci vediamo quindi per la foto finale e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!